Ragazzi, scusate se in questo video la mia voce sarà un po' strana, un po' più alta rispetto al solito, però il volume con cui il microfono era troppo alto, così come su OBS, e quindi con Movie Maker ho cercato di abbassarlo un po'. Scusate per questo inconveniente, nel prossimo video sarà già tutto sistemato. Ciao a tutti amici, benvenuti su questo mio nuovo video. Siamo su Age of Empires 4 con la mod della Grande Guerra, che aggiunge ovviamente la Prima Guerra Mondiale. E iniziamo dal 1910. Voglio portarvi questa campagna con l'Italia, perché sempre con l'Italia, ovviamente. Vorrei conquistare per lo più il mondo, anche perché dobbiamo riformare la nostra vecchia Italia. Invece, cioè, noi ci andremo all'inizio con la Francia per attaccare l'Austria-Ungheria e questi qua, e poi attaccheremo i francesi, se tutto va bene. Ditemi se vi piace con questa nazione. Se non vi piace con questa nazione, cercherò di portare, ad esempio, sempre su Enzo Ferron 4, questo gioco con, come dire, con un'altra mod. Vabbè, intanto, vabbè, vediamo qua. Con l'Italia siamo con Vittorio Emanuele III, c'è il risorgimento qui, quindi più 5 internazionale. Possiamo un po' di popolazione in più, molto bene, molto bene. Ma hanno modificato un po' questo modo, questo mi piace molto, interessante. Bene, bene, iniziamo. Difficoltà, andiamo a regolare, ovviamente. Va bene, qua niente. Perfetto. Benissimo. Quindi ditemi se vi piace questa campagna con la Prima Guerra Mondiale con l'Italia, oppure se volete che scelga qualche altra nazione, ditemelo. Che la farò, ad esempio, se mi dite la Spagna, cioè la maggior parte dice la Spagna, la farò con la Spagna, perché anche con la Spagna potrebbe essere interessante, ragazzi, potrebbe essere interessante. Quindi, andiamo con l'Italia, difficoltà regolare, perfetto. Si inizia, ragazzi, si inizia questa nuova campagna insieme. Molto bene, molto bene. Ah, il Lussemburgo è vivo. E a quanto acciaio ha? Ha 165 di acciaio, in poche parole ne ha più di metà, secondo me. Andiamo a vedere? Sì, ne ha più di metà, il Lussemburgo. No, per farvi capire. Comunque, tralasciando questo fatto drammatico, tanto se è brutto, quello che possiamo fare adesso è aspettare e dirvi un paio di cose. Vi ringrazio per aver raggiunto i 40, più di 40 iscritti, per me è un traguardo molto importante, anche se non porto sempre video, per me è molto importante, come dire, farvi, non proprio divertirvi, però almeno di farvi interessare, perché a volte i miei video potrebbero non essere molto interessanti. Quindi vi ringrazio per il vostro sostegno, perché per me è molto importante, perché mi fa capire che devo, che posso e devo continuare a fare video. Comunque, spero che vi piaccia questa campagna. Se non vi piace con questa nazione, potremmo farlo con la Spagna, oppure con il Portogallo, o persino con il Messico, perché no? Ma tanto, proviamo. Proviamo a sopravvivere per lo più. La Tunisia cos'è? Un puppet? Sì, è per forza che è un puppet, è ovvio. Ah, un emittente. Come l'ho detto male. Vabbè, ma mio in inglese. Facciamo questo. Perfetto. Non produciamo acciaio. Cioè, non abbiamo molto acciaio. L'importante è che produciamo le cose basilari importanti. Vediamo le nostre divisioni. Madonna, ma sono un po' troppe, secondo me. Cioè, succede? La rivoluzione in Messico. Cioè, guardate, questa, questi bersagli, come
pretendono tutto questo se forse manco l'abbiamo scoperto? Aspetta, fammi andare a vedere. Cioè, se manco l'abbiamo scoperto, come lo pretendono? Cioè, è fatto un po' male, secondo me. Possiamo farlo. Va bene. Dopo quando possiamo farlo? Va bene. Allora facciamo questo. Perfetto. Cavandenie di linea, interessante, questo mi piace. Gli alpini, questo è importante, gli alpini. Mettiamone qualcuno in più. No, ma come? Questo costa. Vabbè. Costano un po' di più questa volta, vabbè. Qua facciamo un menhir terrorist, così abbiamo sempre più esperienza per modificare le nostre divisioni. Facciamo questo, miglioriamo anche le nostre trincee, che è molto importante. Questa fanteria di brigata, mettiamo questi. No, troppi punti, vabbè, lasciamo perdere, lasciamo perdere. Però per una fanteria che ci sono quattro tipi, è un po' strano, no? Cioè, più forte le forze coloniali che la fanteria di brigata. Cioè, non è che ha molto senso, però vabbè. Facciamone in Toscana almeno 20 divisioni, 10 e 10. 70 giorni, sarebbero 2 mesi. Ok, va bene. Produciamo le nostre autostrade, strade o quello che sia. Queste fanterie di brigata ci saranno molto utili, anche per difendere tutto il meridione, o anche per lo più tutte le coste, perché potrebbero farci un attacco, ad esempio l'Austria potrebbe attaccarci con uno sbarco, una valla, ad esempio in Abruzzo. Cioè, io sto inventando, però non si sa mai. Ok, 10 sono pronti. Cadorna, va bene, se lo prende. Questo, ok, perfetto. Ok, appena più qua abbiamo questo settore, è stato un po' completato. Facciamo questa radio, va. Basiamo un po' l'audio perché non voglio copyright o cose del genere. Che non me la sento. Armando Diaz, eccolo qua. Portiamolo già vicino a un porto perché io voglio assolutamente attaccare proprio gli ottomani. Io voglio proprio la Libia, è di mio diritto proprio. Ok, abbiamo fatto anche miglioramento delle nostre trincee. Andiamo da questa parte. Molto bene. Oddio. Vabbè, qua ci andiamo dopo, mettiamo una Fiat qui. Perfetto. Posso fare il claim? No, ancora no. Maggio, giugno, quindi. Ok, andiamo per di qua. Poi. Andiamo su fanteria. I nostri marines, ma sì, dai, molto bene. Ora dobbiamo assolutamente mettere una difesa di almeno di 5 forti vicino ai nostri porti. Ho fatto pure una rima. È importante perché nel caso ci attaccano, noi siamo, come dire, più o meno pronti, mentre in altre zone in cui non ci sono i porti metteremo una difesa di 1. Qui tipo tutto 5 dobbiamo mettere. Qua di 1 e qua di 5, perfetto. Ok, mettiamo questo.
non so dove si trovi questo porto, quindi facciamolo tutti e due. Chi supportiamo, la Germania o la Francia? Hai detto una parola. Aspettate un attimo. Mettiamo beta, perfetto, facciamo questo, ah ok, quindi produciamo un po' più uno, bene, possiamo mettere qui, a posto, perfetto, commettiamo questo, ora andiamo qua. E facciamo questo molto bene. Va bene, altre divisioni. Quest'altra vanno qua, perfetto. Li abbiamo fatto. Questi sono già pronti, queste fabbriche sono a lavoro. Perfetto, andiamo su questo settore, bene, più tecnologie, come dire, facciamo, e meglio è, c'è una rivoluzione in Cina, interessante questo, molto interessante. Ok, per ora rimaniamo così. Che tra poco faremo. Ecco qua, facciamo il claim sulla Libia. Che proprio di nostro diritto ci serve la Libia. Proprio noi abbiamo bisogno di questo pezzo di terra. Anche perché poi qua ci metteremo le nostre raffinerie di petrolio. Insomma, metteremo la nostra industria anche qui. Perché, anzi, nei luoghi in cui si può. Perché poi conquisteremo. Conquisteremo ovviamente l'Etiopia, in questo caso si chiama Abissinia, però abbiamo più territorio, meglio è. Qua cosa producono? Niente, niente, proprio zero. Ah, zero. In questo caso l'Africa è un po' proprio senza risorse qui in alto, mentre in basso, insomma, nel Congo c'è molta roba, come nel Sudafrica, c'è un bel po' di roba, molto bene. Vinto in chi ha vinto? Ah, la fazione democratica, ok, bene. Ah già, mi sono scordato di mettere gli aerei, cioè come dire in posizione. Vabbè, sono pochi però. Ok ragazzi, molto bene, molto bene. Stiamo facendo abbastanza bene, direi. Ora il nostro obiettivo è quello di aspettare per fare il claim su Namibia. Ok, togliamo un attimo tutto qua. Perfetto, allora. Attenzione, attenzione. Siamo sbancati. Quindi io potrei attaccare adesso, vuol dire Namibia? Che è Namibia? La Turchia? Potrei. Vabbè, intanto siamo in guerra, quindi portiamo le nostre 10 divisioni. Non possiamo? L'Italia invade la Libia, molto bene. Portiamo le nostre unità. Ovviamente chiama i suoi amati sudici che non servono un cazzo. Ovviamente. Ecco qua le nostre divisioni belle. Perfetto, con questa invasione della Namibia, la conquista ovviamente della Namibia, finirò qui il video. Questo sarà un episodio pilota,
ditemi se vi piace. Poi se volete un'altra nazione, ditemelo che faremo un'altra nazione. Meno una che mi piace per lo più. E ogni volta in libro sono già scoppiato, non ho visto un cazzo. Una pace bianca? Minchia, se questa è pace bianca. Ah, abbiamo il dodecanese. Molto bene. Allora, voi ve ne andate da qui, fate un altro di questi e vi mettete qua. Perfetto. Voi invece per ora rimanete qui. Perfetto. Ecco la nostra prima colonia. Molto 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 bene. Quindi sviluppiamo adesso Tripoli. Cosa possiamo costruire qua? Possiamo costruire solo a Tripoli. Ok. Quindi facciamo anche qui. Perfetto. Va bene ragazzi, allora il video finisce qua. Spero che il video vi sia piaciuto. Nel caso vi sia piaciuto, ditemi con un commento e con un bel mi piace. Ditemi se volete che io continui con Nitania, perché questo è un episodio pilota. È molto importante che capisca se volete che io porti questa nazione oppure un'altra nazione. Così vedrò cosa posso fare. Intanto il Marocco è stato preso dalla Francia. E la Spagna si è preso giusto questo pezzo di terra, insomma. Il Messico ha vinto, vuol dire, una fazione democratica. È scoppiata una guerra qui in Cina, in Tibet regna, cosa molto importante. Ci sono state rivolte in Albania, abbiamo preso la Libia. Quando avremo abbastanza tensione mondiale, attaccheremo la Abissinia, che per ora ha solo due divisioni. Va bene ragazzi, allora, grazie per aver visto questo video. Nel caso vi sia piaciuto, mettete un mi piace, commentate, ditemi sotto nei commenti se volete che continui con questa nazione e un saluto. Ciao ragazzi.